Ciao ragazzi, come avete visto la tamarrata che ho fatto prima, era per così per presentare un po' la Yamaha S90 XS. Io ho recensito già più di una volta S90 ES. Questa è la successiva, quella che è venuta subito dopo. Allora, qui si apre un po' una diatriba, chiamiamola così, nel senso che molti dicono che insomma l'S suonasse meglio, fosse più performante da molti punti di vista. Io mi sono un po', diciamo così, adoperato per cercare di capire fondamentalmente quali fossero i punti di forza di una e dell'altra. Ho registrato pulito, senza mettere effetti, ho solo equalizzato un po' le percussioni, perché insomma erano finte, così le ho fatte. Qui non ho batteria, non ho niente per registrare, quindi ho usato i suoi suoni. Insomma, è un modo anche per capire qual è il sound che esce da questo modello. Allora, io vorrei, siccome sono tante le cose da dire, vorrei cominciare con i pianoforti, come sempre del resto. Qui, proprio sui pianoforti, questo è stato un po' lo spartiacque, nel senso che l'S90S aveva al suo interno il famoso, dovrebbe essere l'S700, e che, così a mio parere, è davvero storico. Adesso vi metterò i link, potete andare a vedere gli altri video, ne ho parlato abbondantemente. Quel piano è stato anche, c'è anche la versione che può funzionare su macchine che leggono campionamenti, quindi che hanno la flash e tutto il resto. Quindi si può in qualche modo ritrovare quel sound. Quel sound che però quando usciva dalla S90, insomma, era particolarmente potente. Ora, tutte le S90 hanno una certa età, questa è un po' più giovane, e come tutte le cose più giovani hanno possibilità maggiori. Prima di tutto le voice, per esempio, erano, sapete che Yamaha divide in voice, performance, ogni brand ha il suo diciamo, modo di chiamare le categorie di suono. Le voice erano composte al massimo da 4 layer, qui siamo arrivati a 8, esattamente il doppio. E quindi, insomma, già questa è una cosa che si avvicina alla nuova generazione, quella anche di XF e compagnia. Allora, la prima cosa che ho incontrato in questo pianoforte, arrivando dall'S90, è stata questa. Scusate se faccio questi gesti da pazzo, ma in realtà è come se si fermasse un po'. Ora, io non voglio essere, come si può dire, critico, ma questa sensazione ce l'ho anche su. Questo era il Natural S6, che è quello che loro presentano come primo pianoforte. Senza niente, non sto facendo niente, non c'è. C'è giusto un po' di masterizzazione finale. Poi, questo è il Full Concert Grand. Anche su questo ho fatto un video quando parlavo del MOX-F e ce ho cercato in quel caso di metterlo a posto. Proprio a questo riguardo, andando a lavorare su tutti i layer e cercando di renderli un po' più morbidi con la cutoff, la resonance, non so se vi ricordate, chi non si ricorda può andare a vedere il video e se ha voglia, chiaramente, perché non so se c'è. Non la ordina il dottore. Se io volessi andare nell'editing e entrare, come ho fatto con il MOX-F, nell'edit di tutte le parti che compongono questo suono, avrei bisogno di usare l'editor per computer che ho scaricato, molto bello, molto dettagliato e lavora in modo anche grafico, molto piacevole su tutti quelli che sono i parametri. Sicuramente chi ha Yamaha conosce perfettamente questi editor. Ecco, diciamo che preferisco le tastiere dove entrare nell'edit profondo già dalla macchina. Cioè il fatto di dover avere l'iPad, il PC, no, ma io mi collego all'iPad, faccio tutto, sì, ma perché devo avere l'iPad? Ho comprato una tastiera che costa 2000 euro, 2005, quello non so quanto costava quando è uscita, ma insomma, devo poterci fare tutto senza dovermi collegare a niente. Questo è chiaro. Che anche se il monitor è piccolo, se il display, scusate, è piccolino, ci puoi far stare tutto se vuoi. Basta fare un sistema operativo che lo permetta. Poi adesso magari sto dicendo una cazzata enorme e mi dite: ma va, ma non è vero, puoi editare quello che vuoi. Io ci ho provato e non ci sono riuscito. Quel tipo di editing è praticamente irraggiungibile
da qui si può fare un lavoro, per esempio, sull'equalizzazione. Allora a quel punto hai 3000, 3017, va bene? Dare un pochino qui. Magari togliere un pochino in alto. Loro considerano il Natural Grand S6 il piano più morbido e quello un po' più rock. Poi chiaramente partono tutte le varianti, quindi questo è S6, diciamo rock, quindi insomma questo non è male. Tutti questi suoni che poi sono diciamo l'evoluzione di quello che CP è molto più bello, per esempio. Normalmente i suoni che nelle versioni vecchie erano due parti barra tre, adesso cominciano a essere come minimo 4, 5, 6. E poi i piani elettrici. Chi conosce Yamaha sa che tutti questi piani elettrici si portano dietro lo stesso nome da una vita, probabilmente dalle X5. Io ricordo c'erano già questi, addirittura forse alcuni di questi erano già presenti prima che esistesse quella generazione, ma credo che sia iniziata lì questa saga, diciamo. Da poco prima del Motif in poi i nomi sono sempre gli stessi, però per esempio qui chiaramente se vado nell'edit di questo soft R&B soft che conoscete sicuramente bene, nell'edit vedo che sono 5 layer, cosa che non poteva essere nelle vecchie generazioni. Si sente in generale un po' più di completezza, non so come dire, nel range dinamico. La sensazione continua ad essere quella di resa un po' più centrale. È anche vero che però poi registrando mi sono accorto, forse ve l'ho già detto, che in realtà era tutto molto efficace. Quindi live probabilmente potrebbe esserci una buona resa di questi piani, anche se rispetto all'S90S sento un po' di chiusura. Questo, io sto parlando dei piani, nonostante siano probabilmente più dettagliati. Probabilmente li conoscete. Ecco, poi per la prima volta
volta si sono presentati questi, che sono quelli più nuovi, che poi ho rincontrato. Per esempio questo Vulvi è molto bello. Questi li ho rincontrati poi nella versione XF o il Mox F. Chiaramente nuova generazione, anche gli effetti, la distorsione, molto più credibile. Quindi se da una parte magari in questa generazione ancora non avevano raggiunto dal punto di vista sonoro la qualità di quella vecchia, dal punto di vista delle possibilità c'è assolutamente un nuovo orizzonte su cui lavorare, quindi distorsioni e poi la possibilità di usare più effetti rispetto al passato, e questa cosa va considerata. Chiaramente tutto con i pad, senza i pad, potete gestire qualunque parte. Ecco, una cosa importantissima, la tastiera è fenomenale. E questo è importante. Per esempio, tutti questi organi sono gli stessi, hanno gli stessi nomi, ripeto, che avevano sulle X5, per dire, mi ricordo che avevo il rack. E poi ci sono molte più possibilità, Però insomma siamo ancora lì con più possibilità, la cosa è migliorata. Poi chiaramente questa è un'altra, ha fatto dei passi avanti anche dal punto di vista dell'utilizzo quello ritmico e compagnia, ma lì io non mi addentro perché non è una cosa che interessa a me. Poi chiaramente probabilmente in giro in rete si trovano tutorial a riguardo dove si spiegano bene quelle cose. Tornando a bomba, diciamo, come spesso mi piace dire, un po' dubbioso su quella che è la qualità generale sonora. Dubbioso nel senso che se da una parte, provando ad utilizzarli, questi suoni, mi sono reso conto che funzionavano bene, registrati nella scheda. Tra l'altro non ho la mia scheda qui, ho una Airig Pro, una Duo, che comunque suona bene, però insomma non è una RME come quella che ho a casa. Però insomma il risultato è ottimo. Ho l'impressione che sia tonda al punto giusto, ma che magari gli manchi un pochino quell'apertura che poteva avere una ES, per dire. Forse è una generazione di mezzo dove ci sono stati dei cambiamenti, la tecnologia è migliorata, ma magari alcune cose erano ancora da aggiustare. Vorrei dividere in due parti questa recensione perché, come sempre capita con queste tastiere, molto spesso che sono pensate
a 88 tasti, per fare i pianoforti e tutto il resto. Poi alla fine vai sui sintetizzatori e sono fantastici. Allora lì sì che. Questa, per quanto riguarda i pianoforti, cose nuove, beh, molto belle, molto riuscite, e cose che bastava prendere pari pari e portare qui, che invece registrata nel brano, sinceramente sono rimasto molto, molto colpito. Quindi magari questa la prendi, la porti su un palco, ci suoni e poi scendi giù a sentire e funziona. Quindi questo me lo dovete dire voi, chi l'ha usata, chi ha esperienza e tutto il resto. Quello che vi posso dire io è che ve la faccio sentire un altro po'. Naturalesse e full concert grand. Io direi ci vediamo la prossima volta per analizzarne la questione sintetizzatori, vocoder, ce n'è tanta di roba da ascoltare. Per approfondire un po' meglio, quella che è una macchina che ora come ora è assolutamente affrontabile dal punto di vista economico. Ha una tastiera meravigliosa, come al solito, Yamaha, perfetta per i pianoforti e per tutto. Io vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo al prossimo appuntamento. Un bacione come sempre dalle Puglie. Ciao.